leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. Nel Medioevo era noto che ci fosse grande rivalità tra i casati dei signori dei castelli vicini. Questo avveniva ovunque, ma soprattutto in una terra ricca di fortezze come il Trentino. Queste rivalità spesso rimanevano sopite, altre volte no, e una di queste è alla base della leggenda dei fantasmi di Castelnanno. Elegante ed austero, Castelnanno, costruito nel XIII secolo, ha una forma particolare. Ha una torretta centrale che sembra riprendere le vette delle Dolomiti di Brenta, che lo incorniciano e quasi lo proteggono. Il castello medievale del paese di Nanno è uno dei più antichi della Val di Non. La leggenda vuole quale suo ideatore, Andrea Palladio, sorge sulla sommità di un'altura, sulla sponda sinistra del torrente Tresenga, e fu fatto costruire durante il Cinquecento, assumendo l'aspetto attuale di edificio in stile rinascimentale. Oltre al fascino del Baniero, che ad oggi è una residenza privata, Castelnanno è uno scrigno di storie e leggende che raccontano le vicende del territorio e delle famiglie che lo hanno posseduto, da racconti di amori infelici a processi per stregoneria. In un tempo lontano, nella Val di Non, i signori che abitavano nel castello di Nanno avevano come acerrimi rivali la famiglia del vicino Castelsporo. Le due famiglie cercavano di ignorarsi il più possibile, anche durante le feste organizzate nelle corti dei castelli vicini. Accadde che i signori di Castel Belvesino dietero una grande festa a cui le due famiglie furono invitate. In rappresentanza di Nanno partecipò la giovane Melisenda, per gli Sporo si presentò un certo Ludovico. Melisenda, quando le fu presentato il giovane, non provò alcun sentimento d'ostilità, anzi, fu colpita dall'attraente e fiero giovane con il quale ballò fino a tardanotte, pur non avendo idea di chi fosse. A fine serata il giovane gli dichiarò il suo amore, ma solo allora Ludovico svelò a Melisenda della sua identità. Lui era il figlio di quella famiglia tanto odiata dai conti di Castelnanno, per cui il loro amore non sarebbe mai stato accettato, e tantomeno mai nessuno avrebbe permesso loro le nozze. Passò più di un anno da quell'incontro, ma né Melisenda né Ludovico avevano potuto dimenticare quella splendida giornata in cui si erano conosciuti e innamorati. Un anno era lungo, ma il loro amore si era fortificato proprio grazie alla lontananza e si era rafforzato anche a causa dell'inimicizia che divideva le due famiglie. Si racconta che i due si incontrarono casualmente nei boschi intorno a Castelnanno e per qualche tempo i due amanti si incontrarono di nascosto in quei luoghi, cercando di stare attenti a non essere scoperti, soprattutto dal conte di Castelnanno, famoso per essere un uomo impulsivo e vendicativo. Sfortuna volle che un giorno, mentre girovagava per quei boschi, un uomo infido e maligno soprannominato il Guercio li scorse e corse ad avvertire il conte, che corse subito nella foresta e li colse in flagrante. Accecato dalla rabbia, li fece catturare e immediatamente imprigionare nel castello. Ordinò al boia di scavare sotto la scala principale del castello due profonde nicchie, grandi abbastanza per contenere i due corpi, e li fece seppellire vivi. Così finisce l'impossibile storia d'amore tra Melisenda e Ludovico e inizia il mito. La leggenda narra che mentre sorgeva la seconda luna di maggio dopo la triste fine dei due innamorati, dalle segrete del castello salirono urla strazianti per tutta la Val di Non. Si poterono chiaramente udire un'acuta voce di donna e una profonda voce di uomo che urlavano disperatamente. Il racconto della tragedia si diffuse di paese in paese per tutta la valle e gli abitanti chiesero vendetta e giustizia per i due giovani, ma fu tutto inutile. Ancora oggi si dice che durante le notti di maggio Melisenda e Ludovico facciano riecheggiare i loro disperati lamenti dalle segrete di Castelnanno. Quella dei due giovani sfortunati non è l'unica storia legata alla fortezza medievale. Il castello è anche stato teatro di un processo per stregoneria nel XII secolo. Nei primi anni del Seicento, si dice in particolare tra il 1611 e il 1615,
Castellnanno ospitò alcuni processi alle streghe della Santa Inquisizione, durante i quali vennero giustiziate tre donne del paese accusate di stregoneria. In una stanza al primo piano del maniero si trova ancora una pietra con l'incisione di tre croci, a testimonianza di quanto accaduto. Queste leggende trasferiscono a Castellnanno un velo di mistero, ma nonostante il tragico finale di entrambe, queste storie sono affascinanti, tanto quanto il castello che le racconta.